Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Io sono sempre Emanuele Vietti e questo è il canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Cosa andiamo a fare oggi? Torniamo sul tema dei grafici e come abbiamo fatto nelle scorse settimane e trattiamo un argomento che a me è particolarmente caro per il mestiere che faccio. Io mi occupo di controllo di gestione all'interno delle aziende e spesso mi trovo a dover confrontare il budget con il consuntivo, ad esempio del fatturato. E c'è modo e modo di confrontarlo, nel senso rappresentare graficamente in modo efficace questo confronto non è così elementare, perché in una prima istanza uno potrebbe dire faccio un grafico istogramma dove metto le due colonne budget e consuntivo. A mio parere un grafico efficace, un grafico bello da vedere, potrebbe rappresentare queste due grandezze in modo un pochino diverso. Vediamo come. Allora, qua abbiamo i dati del fatturato riferiti all'anno, con dove l'azzurro è il dato del budget e l'arancione è il dato a consuntivo. Questo è un grafico classico. Ecco, io penso che sia più efficace, ad esempio, rappresentarlo con degli istogrammi sovrapposti, dove è ben identificabile quando il budget supera il consuntivo e viceversa. Tra l'altro, possibilmente colorando le etichette, inserendo delle etichette di colore rosso e verde che a stile semaforo mi avvertono quando ho un risultato migliore o peggiore rispetto a quello che avevo previsto. Un altro modo che andremo a vedere è la possibilità di rappresentare le due grandezze con un grafico a linee e in questo caso andare a evidenziare l'area che separa le due righe, o su tutto il grafico o semplicemente per gli scostamenti positivi o negativi. Vedete che all'aggiornarsi dei dati i valori ovviamente si aggiornano, nei grafici si aggiornano automaticamente. Sicuramente questi tre grafici, a mio parere, sono più d'effetto rispetto al classico istogramma. Volete sapere come si fa? Seguo un tutorial con tutti i passaggi per farlo, non è difficile, bisogna solo lavorare un pochino sulla base dati e ovviamente avere un po' di dimestichezza con i grafici, ma lo vedremo passo per passo. Subito dopo la sigla, nel frattempo mettete un like a questo video ed iscrivetevi al canale in modo da rimanere aggiornati con tutti i prossimi contributi video. Allora, questa è la nostra base dati, abbiamo 12 mesi, da gennaio a dicembre, e abbiamo il dato di budget e il dato consuntivo, denominato actual. Vedete qua, abbiamo degli scostamenti positivi o negativi. Allora, per inserire il classico grafico istogramma, cosa dovrei fare? Seleziono l'area, vado in inserisci, clicco su grafico istogramma e seleziono le colonne raggruppate. Vedete che in questo modo abbiamo i dati rappresentati in modo esattamente come classicamente vengono rappresentati. Possiamo eventualmente andare a eliminare il titolo del grafico e volendo possiamo eliminare l'asse verticale, eventualmente inserendo poi i valori delle etichette, e a questo siamo tutti bravi a farlo. Invece un modo alternativo potrebbe essere quello di andare a rappresentare lo stesso valore con degli istogrammi sovrapposti. Cosa facciamo? Duplico il grafico che abbiamo appena inserito, copia e incolla qua di fianco, e vado a modificarlo un po'. Non sono modifiche significative, però insomma daranno un effetto più professionale al nostro grafico. Seleziono le serie, formato serie dati, mi sposto un pochino più a destra, e vado a dirgli che le serie le voglio sovrapposte, perciò una sovrapposizione al 100% qua nell'area formato serie dati, nelle opzioni della serie. Vedete che in questo modo abbiamo i due istogrammi, le due colonne sovrapposte tra di loro. Andiamo solo magari ad ampliare un pochino la larghezza delle colonne, perciò diminuire la spaziatura, mettiamo 100%, ok, perciò vengono un pochino più ciccione così le colonne. Adesso devo solo lavorare su quelli che sono i colori delle nostre serie. Il dato actual vado e lo coloro di verde. Riempimento verde, ok. Il budget lo vado a colorare sempre di verde, ma non il riempimento, il bordo lo coloro di verde, perciò riempimento metto nessun riempimento, bordo
vado a mettergli che voglio una linea, pardon, una linea verde, magari un pochino più spesso, diciamo 2,5 punti. Ah, in questo modo vedete che il dato di actual, quando è inferiore al budget, viene immediatamente evidenziato. Non si vede bene quando l'actual, il consuntivo, è superiore al budget. Come facciamo? Andiamo a riprendere la serie actual e gli diamo un po' di trasparenza. In questo modo, magari mettiamo un 30% di trasparenza, in questo modo vedete che è immediato il confronto tra budget e actual. Adesso andiamo ad inserire le etichette. L'etichetta io voglio che mi confronti il dato a consuntivo con quello di budget, perciò utilizziamo la funzione concatena, o meglio utilizziamo l'operatore e commerciare per andare a concatenare del testo. Le etichette le andiamo a comporre con la formula uguale, il dato actual, concatenato, perciò e commerciale, aperte virgolette, spazio, versus, spazio, chiuse virgolette, e commerciale il valore inserito in B2, in modo che l'etichetta automaticamente si aggiorni sulla base dei valori inseriti appunto sui diversi mesi per il dato di budget e il dato consuntivo. Ora dobbiamo inserire le serie su cui basare le etichette. Dobbiamo inserirne due perché vorremmo colorarle poi in modo diverso, mettere in rosso gli scostamenti negativi e in verde gli scostamenti positivi. Allora possiamo inserire qua la forma se l'actual è maggiore del budget, inseriscimi il dato di actual, se no restituiscimi non disp, ossia l'errore non disponibile, in modo che il dato venga nascosto al grafico a linea. Diamo invio, in questo caso mi restituisce 2,60. Se actual è minore di budget, facciamo se actual è minore di budget, restituiscimi il budget, perciò sempre il valore superiore, se no non.disp. Allora, in questo caso c'è solo una casistica. Che cosa succede se il budget fosse esattamente uguale all'actual? Caso più unico che raro, ma può succedere. Quindi in uno dei due casi dobbiamo andare a inserire maggior uguale o minore uguale. Io lo inserisco sulla prima, in modo che poi anche nel caso in cui il budget fosse raggiunto l'etichetta venga colorata diversa. Queste funzioni le posso copiare su tutto l'intervallo, su tutte le colonne fino a dicembre, e dovrebbe restituirmi appunto sempre un valore solo per ogni accoppiata, perciò per ogni mese. Adesso che cosa faccio? Vado a inserire due serie che appunto corrispondono a queste serie delle etichette che ho appena inserito. Seleziono il grafico, vado in struttura grafico, seleziono dati. Aggiungo una prima serie che chiamo serie etichette maggiore di actual e seleziono i risultati della mia formula. Ok, e poi aggiungo un'altra serie, la seconda, actual minore di budget, e seleziono i risultati della mia formula. In questo caso vedete che mi ha rappresentato altri istogrammi. Devo cambiare il tipo di grafico, trasformarlo in grafico a linea. Pulsante destro su una qualsiasi serie, cambia tipo grafico serie, e per le due serie delle etichette andiamo a selezionare il grafico a linee. Ok? In questo caso vedete che mi rappresenta le serie maggiore o minore del budget, se le due serie delle etichette. Allora, ne seleziono una, e questa qua è la serie in cui l'actual è minore del budget, abbiamo uno scostamento negativo, aggiungiamo le etichette sopra, le coloriamo di rosso, ma soprattutto è in grassetto, ma soprattutto gli dobbiamo dire che i valori non li deve prendere dalla serie, ma li deve andare a prendere dalla formula concatenata che io ho inserito. Perciò andiamo nel formato etichette, qua al posto di selezionare valore, andiamo a dire valore da celle e selezioniamo l'intervallo che abbiamo costruito con la funzione concatena. Stessa cosa facciamo per gli scostamenti positivi, perciò inseriamo le etichette, andiamo in struttura grafico, aggiungi elemento grafico, etichette dati, sopra. Andiamo a formattarle in questo caso di verde,
grassetto, e anche in questo caso gli andiamo a dire che i valori non li devi prendere dalla serie, ma dall'intervallo che abbiamo creato appositamente noi. Ok? L'unica cosa che rimane è quella di andare a eliminare la linea con cui viene rappresentato il grafico a linea. Perciò selezioniamo entrambe le serie una alla volta e diciamo nessuna linea. Anche per questo gli diciamo nessuna linea. In questo modo abbiamo il nostro grafico che confronta l'actual col budget e ha delle etichette che si colorano di verde e di rosso a seconda che il valore, cioè che il budget ci sia uno scostamento positivo o negativo. La cosa che potrebbe non risultare carina è questa leggenda qua che riporta anche le due leggende delle etichette. Possiamo o eliminare la leggenda oppure andiamo direttamente in leggenda ed eliminiamo i valori che non ci interessano, perciò rimarrà solo budget e actual. Ecco, questo è il primo grafico che ovviamente si andrà a adattare ai valori che vengono inseriti e le etichette si coloreranno di conseguenza. Il secondo grafico invece è un grafico a linee. Parto sempre dall'istogramma originario, copio, lo inserisco qua sotto. E andiamo a modificare il tipo di grafico, perciò andiamo qua, struttura grafico, cambia tipo grafico e andiamo a dire che sono grafici a linee. Ad esempio, il budget potremmo rappresentarlo più che di blu, metterlo di colore rosso e l'actual di colore verde. Ah, la mia intenzione è quella di colorare la differenza, l'area che sta tra le due righe. Non c'è un modo ovviamente in automatico per farlo, dovrò utilizzare dei grafici ad area e quindi io mi devo creare una base, la formula per inserire la base sarà sempre B2, perciò il mio budget, mentre è crearmi la differenza tra l'actual e il budget. Adesso poi capiremo il perché. Faccio perciò uguale B3 meno B2. Ok? Questa formula mi darà sempre il dato di budget, che sarà la mia base, e poi la differenza che dirà quanto deve mettere e togliere rispetto al dato di budget per ottenere l'actual. Queste due serie le andiamo a inserire all'interno del nostro grafico, perciò andiamo su struttura grafico, seleziona dati e creiamo due serie. Una, aggiungi, abbiamo la base, dove i valori sono appunto questi qua, e abbiamo la serie differenza, titolo e valori, che potranno essere positivi o negativi a seconda dello scostamento. Diamo l'ok e vediamo che mi ha creato delle altre linee. In questo caso dobbiamo andare a modificare il tipo di grafico delle due linee base e differenza. Quindi andiamo sulla singola serie, pulsante destro, cambia tipo grafico serie e gli diciamo che base e differenza non devono essere un grafico a linee, ma aree in pila. Diamo l'ok. E che cosa succede? Vedete, questa qua, grigio è la serie base che corrisponde al dato di budget. Ok? Mentre differenza aggiunge, toglie al dato di budget evidenziando giusto appunto l'area che sta tra le due linee. Dobbiamo solo lavorare sui riempimenti, ossia la base andiamo a modificare, diciamo che non ha nessun riempimento. Vedete che in questo modo vedo solo la differenza che mi colora solo l'area che sta tra le due righe. L'area qua poi potremmo modificare noi come meglio crediamo, io di solito inserisco un riempimento emotivo, magari di colore verde, con delle linee verticali, ma poi sta qua a voi scegliere come meglio rappresentare questo dato. Anche in questo caso andiamo a modificare la leggenda eliminando le due serie che non voglio vedere, perciò tolgo base e differenza lasciando solo budget e actual. Allora, una naturale evoluzione di questo grafico potrebbe essere quella di rappresentare sempre le due grandezze con delle linee, ma evidenziando, colorando solo l'area che presenta uno scostamento positivo o uno scostamento negativo. Come si fa? Allora, dobbiamo sicuramente andare a crearci delle nuove serie, che sono queste qua, differenza, differenza più, differenza meno, max e inverso.
Differenza più sarà dato appunto, vogliamo solo i valori dove la differenza tra i due valori è positiva, perciò faremo uguale se B8, che è la nostra differenza, è maggiore o uguale a 0, diventa B8. Se no, mi deve restituire l'errore non DISP, perciò restituirmi questo errore. Do invio. Differenza meno sarà esattamente il contrario, perciò farò se, aperta parentesi, B8 è minore di 0, restituiscimi B8, se no restituiscimi l'errore non DISP. E diamo invio. In questo modo, se copiamo questa formula su tutte le colonne, vediamo che la differenza viene sostanzialmente suddivisa su due righe, differenze positive e differenze negative. Poi ho bisogno di una serie che individua il valore massimo tra il budget e l'actual, e perciò utilizzerò la funzione max sulle due celle di origine, perciò B2 e B3, budget e actual, e poi una serie che mi dà l'inverso della differenza, e adesso capiremo anche perché. Faccio meno B8. Copiando queste formule le copio su tutto l'intervallo. Adesso non mi resta che costruire il mio grafico. Parto sempre dall'istogramma originario che copio qua sotto e andiamo ad inserire le nuove serie che abbiamo creato più la serie base. Allora andiamo su struttura grafico, andiamo su seleziona dati e facciamo aggiungi. Inseriamo la serie base e ovviamente prendiamo i suoi valori. Aggiungiamo la serie differenza più con i valori che abbiamo appena calcolato, solo quando la differenza è positiva. Inseriamo la serie differenza meno, analogamente a quanto appena fatto per differenza più. Inseriamo la serie max con i valori massimi tra budget e consuntivo e infine inseriamo la serie inverso che abbiamo calcolato come l'inverso della differenza. Diamo l'ok. Ovviamente avremo tanti istogrammi diversi, ma adesso dobbiamo andare ad adattare i tipi di grafici. Allora, innanzitutto selezioniamo una qualsiasi serie, facciamo un pulsante destro, cambia tipo grafico serie. Allora, budget e actual vogliamo che siano due linee, perciò linea e linea. Tutte le altre serie nell'ordine base, differenza più, differenza meno, max e inverso, dovremmo poi invertire max e inverso a seconda di quello che vorremmo evidenziare, le vogliamo rappresentate come aree in pila su un asse secondario, perciò selezioniamo area in pila, asse secondario per tutte queste serie. Ok, poi andiamo ad eliminare alcuni elementi che sono di troppo all'interno del nostro grafico, perciò selezioniamo le linee della griglia, perché poi potranno dare fastidio su alcune serie, e gli assi. L'assi teniamo solo quello primario orizzontale, perciò eliminiamo gli altri. Ok, perciò ci teniamo solo i mesi. In questo modo dobbiamo solo adesso lavorare su quelli che sono i colori delle nostre serie base, differenza positiva, differenza negativa e max e inverso. Allora, come facciamo? Selezioniamo ogni serie. Allora, la serie base la facciamo di colore bianco, perché vedete, adesso subito vedremo tutta la parte alla base verrà così colorata di bianco. Le serie differenza più e differenza meno andiamo a inserirgli un riempimento emotivo come abbiamo fatto prima. Nel caso della differenza più, gli mettiamo righe verticali colore verde. Nel caso della differenza meno, mettiamogli righe verticali, in questo caso però colore rosso, poi potete scegliere voi anche eventuali altri motivi. Dobbiamo modificare i colori delle serie max e inverso. La serie max, che è questa qua, andiamo a colorarla a tinta unita bianca.
Ok. La serie inverso andiamo a colorarla con nessun riempimento, perciò la rendiamo trasparente. In questo modo vedete che siamo riusciti a evidenziare solo le aree con una differenza positiva, perciò con diciamo, uno scostamento positivo rispetto al budget. Se volessimo evidenziare solo quelle con segno negativo, è sufficiente andare e invertire l'ordine delle due serie max inverso, perciò max lo spostiamo dopo inverso, diamo l'ok e vedete che automaticamente si colora l'altra parte. Volendo, poi possiamo sempre, come abbiamo fatto in questo grafico, inserire le etichette. E quindi che cosa facciamo? Tanto per ripassare, inseriamo le due serie etichette più e etichette meno, perciò actual maggiore di budget andiamo a acquisire i valori. Come abbiamo fatto prima, aggiungiamo la serie actual minore di budget e prendiamo i diversi valori, diamo l'ok e modifichiamo le etichette, le due serie, perciò aggiungendo le etichette dati. Etichette dati. Sopra, in questo caso abbiamo selezionato la serie actual maggiore di budget, perciò andiamo a dire che le etichette devono essere verdi e in grassetto, e andiamo a modificare il puntamento dell'etichetta prendendo il valore dalle celle in cui avevamo inserito la nostra formula di concatenamento del testo. E poi possiamo fare la stessa cosa per i valori, gli scostamenti negativi. Perciò selezioniamo la serie actual minore di budget, inseriamo etichette dati sopra, in questo caso le formattiamo di rosso e in grassetto potremmo anche forse diminuire un pochino il carattere in modo che non si sovrappongano. E anche qua gli andiamo a dire che non deve prendere il valore della serie, ma andare a puntare sulla formula di concatena. L'ultima cosa che dobbiamo fare, e abbiamo quasi terminato, andare a dire che per le due serie delle etichette non deve mostrare le linee, perciò diciamo nessuna linea per actual maggiore di budget e per actual minore di budget la stessa cosa. Ok? Andiamo solo a sistemare la nostra leggenda o eliminandola o eliminando le serie che non ci interessano, perciò dovrebbero rimanere solo budget e actual. E voilà, ecco qua il nostro grafico. Ovviamente tutto quello che abbiamo fatto si aggiornerà automaticamente sulla base dei valori che andremo ad inserire all'interno del nostro grafico, della nostra base dati d'origine. E perciò in questo caso, ad esempio, se qua diventasse 800, vedete che tutti i grafici automaticamente si vanno ad adattare. Questo l'ho trovato un modo più simpatico e sicuramente più efficace per rappresentare gli scostamenti tra un dato di budget e un dato consuntivo. Spero che possa esservi utile per i vostri report, rendendoli sempre più efficienti e automatici, in modo che possiate, insomma, riuscire a trasmettere le informazioni che volete trasmettere all'utente finale che legge, i vostri dati. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta. Alla prossima!